Quesito numero 4, simulazione MIUR 25.1.2016. C'è un campo elettrico lungo la direzione X che aumenta nel tempo di intensità secondo questa formula, cioè con un tasso di aumento di 3 MV al metro ogni secondo che passa. Determinare il campo B, che viene indotto a 3 cm dalla retta X, e poi cosa accade se prendiamo una distanza maggiore, aumentare di R. Questa è la superficie circolare che ha come contorno la circonferenza di raggio 3 cm. Quindi i punti dove noi dobbiamo calcolare il campo B indotto da questo aumento di campo elettrico, che produce un flusso elettrico in aumento. Infatti, per la quarta equazione di Maxwell, sappiamo che la circuitazione del campo B lungo questa linea chiusa, questa circonferenza di raggio 3 cm, è data in pratica dalla somma di due correnti, la corrente convenzionale di cariche che si muovono, che qui non ci sono, più la corrente di spostamento. In pratica questa circuitazione è causata dalla rapida variazione nel tempo del flusso elettrico attraverso quest'area, cioè l'area di contorno L. Il campo B è uniforme su tutto questo contorno L, cioè sulla circonferenza, ed è orientato sicuramente in senso antiorario, perché il campo E cresce verso l'alto. Questo significa che aumenta il flusso elettrico attraverso quest'area, e quindi, per la regola della mano destra, la prima regola, il campo B rotazionale è orientato in senso antiorario. La sua circuitazione vale semplicemente la moltiplicazione tra la circonferenza e il campo B. Questo perché B è uniforme sulla circonferenza per motivi di simmetria. E da questa formula calcoliamo quindi con la formula inversa il campo B. Nella parte a destra dobbiamo calcolare prima il flusso elettrico e poi lo deriviamo. Siccome il campo elettrico è uniforme, anche se non costante, il suo flusso elettrico basta moltiplicare il campo elettrico per l'area π r alla seconda di questo cerchio. E quindi la derivata del flusso elettrico è π r alla seconda per la rapidità di aumento del campo elettrico. Rapidità di aumento che noi sappiamo essere 3 milioni di volte al metro ogni secondo che passa. 3 milioni di volte al metro è l'aumento di campo elettrico, ogni secondo che passa è il tempo. Quindi andiamo a sostituire questa rapidità di aumento del campo elettrico nella formula di Maxwell. E quindi, semplificando π r, troviamo il campo B, che è dato da questa espressione. Qui veramente ho dimenticato di dividere per 2. L'espressione corretta è questa, infatti. Andando a sostituire tutti i valori numerici, ponendo R uguale a 3 cm e la derivata del campo elettrico, il valore dato, si ottiene un campo B su questa circonferenza di 5 per 10 alla meno 13 Tesla, che è un valore molto ridotto. Vediamo l'unità di misura, coulomb quadrato su newton metro quadrato, lo ricopio. In realtà newton non mi conviene semplificarlo, mi conviene invece scrivere il metro quadrato come metro per metro e anche l'ampere quadrato come ampere per ampere. In questo modo questo newton su ampere metro fa il tesla, dal momento che ci aspettiamo che il risultato finale sia espresso in tesla, un campo B. Questi metri si semplificano, quindi rimane volt diviso secondo, ma ampere secondo è coulomb, si semplifica con un coulomb, e quindi rimane, oltre al tesla, rimane coulomb volt e newton metro, che sono due espressioni sempre del joule. Quindi joule diviso joule rimane il tesla. L'ultima domanda era cosa accade all'aumentare di R. Ricordiamo l'espressione di prima, che c'era anche il diviso 2, che ci dà il campo B a una distanza R qualsiasi, e non soltanto a 3 cm, come abbiamo sostituito prima 3 cm, ma ci dà il valore di B a qualsiasi distanza R dall'asse X, asse X che era questo. E da questa espressione, ricordiamo diviso 2, vediamo che il campo B aumenta di intensità allontanandosi dall'asse, quindi è proporzionale a R. Qui è riportata l'espressione del campo B in funzione di R, c'è sempre diviso 2, e vediamo che questo campo B è proporzionale a R. Facciamo un esempio: se la circonferenza avesse un raggio di 6 cm anziché di 3 cm, quindi un raggio doppio, il campo B
sul suo contorno sarebbe di intensità doppia, il doppio di quello di prima.